Eh sì, tanta voglia per tutti, come al solito. Benvenuti alle notizie più importanti della settimana e cominciamo, come ormai capita da tantissimi anni ora da questa parte, parlando di GTA V, perché si parla ancora una volta di GTA V. Questa settimana non solo Rockstar Games ha annunciato che il gioco ha venduto 145 milioni di copie, 145 milioni di unità vendute fino ad oggi di GTA V, che a settembre spegnerà la sua ottava candelina, ha anche annunciato che l'11 novembre sarà disponibile ufficialmente la versione, diciamo, remastered al quadrato di GTA V su PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Perché remastered al quadrato? Perché è la seconda remastered, ecco, di GTA V, che era uscito originariamente su PS3 e Xbox 360. Questa versione sarà migliorata, avrà dei miglioramenti tecnici, aggiornamenti visivi, miglioramenti delle prestazioni per sfruttare appieno l'hardware. Ovviamente ci aspettiamo ulteriori dettagli magari nelle prossime settimane, forse alle 3 digitale che ci sarà. Comunque 11 novembre, segnatevi la data sul calendario, perché esce il nuovo GTA, no, cioè non è che esce il nuovo, esce GTA 5 di nuovo, ecco. Questa è una notizia che vi segnalo, è un annuncio molto curioso che abbiamo scoperto questa settimana. Round 8 e Neowise hanno annunciato Lies of P, che potete vedere il trailer qui sotto. Lies of P, che cos'è? Che cos'è? Sembra molto Bloodborne dalle atmosfere, però quello che ci colpisce non è tanto il fatto che sia un action Souls-like, quindi come ne abbiamo già visti tanti, ma che è ispirato al celebre Pinocchio di Carlo Collodi. Sì, il protagonista di Lies of P è Pinocchio. A quanto pare le bugie avranno un impatto diretto sulle meccaniche di gioco, quindi saranno una cosa importante del gameplay da tenere in considerazione anche per il divenire della storia. Di questo progetto è già stato annunciato che ci sarà la possibilità di personalizzare le armi, ci sarà la possibilità di personalizzare il burattino che è Pinocchio e farlo avanzare con nuove abilità. Lo scopo, la storia del gioco, parlerà di Pinocchio che deve raggiungere il padre Geppetto per riuscire a diventare un essere umano. Cioè, sembra un gioco davvero incredibile, un'idea ma davvero, davvero intrigante. Questo trailer mi ha incuriosito tantissimo, nonostante io non sia un grandissimo appassionato dei Souls-like, però un concept di questo tipo mi ha lasciato davvero stupito. Il gioco è previsto per PC e PS5, non so se sono state annunciate anche altre versioni in questi giorni. Comunque, oh, ragazzi, noi lo terremo d'occhio, io ve l'ho segnalato, FIFA 22, prime notizie ufficiali di FIFA 22, ed è una notizia molto importante e felice per i giocatori italiani, perché lo scorso 14 maggio è stato ufficializzato, in realtà è stato ufficializzato il 17, l'accordo è stato stretto il 14, ecco, che EA Sports è diventata, o comunque lo sarà dal prossimo anno, partner ufficiale della Serie A Team, il che significa che su FIFA 22 ci sarà inoltre la Serie A Team ufficiale, quindi con grafiche, TV e loghi ufficiali della Serie A, così come anche ci saranno anche tutti i vantaggi in foot riservati in passato alle carte dei principali campionati esteri. Da FIFA 22 ci saranno anche per la Serie A. Ci saranno tutte le squadre? No, perché alcune sono in esclusiva su PES, quindi ci saranno sicuramente un po' di problemi, come so. Allora, a quanto pare non ci sarà un nuovo Assassin's Creed quest'anno, e la cosa non mi dispiace particolarmente perché ci sta a far prendere al franchise un po' di pausa, però Ubisoft ha annunciato durante la sua ultima chiamata agli investitori, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, parlando del caso di Skull & Bones e di Free to Play, Ubisoft ha annunciato che anche il prossimo gioco della serie Assassin's Creed, visto che Valhalla ha avuto un successo incredibile, sarà un GDR open world. Quindi se stavate sperando a un ritorno al passato, alle dinamiche di Assassin's Creed 2, 3 e così via, no, anche il prossimo Assassin's Creed sarà un GDR open world, comunque avrà, ecco, questa struttura. Non so, io l'ho apprezzata, nonostante in Odyssey ad esempio abbia sentito tantissimo il peso della lunghezza, le ultime ore di gioco sono state di una pesantezza esagerata. Valhalla ancora non l'ho giocato, sicuramente lo giocherò prima o poi, magari già quest'estate. Lo dico, non mi sarebbe dispiaciuto un ritorno al passato, o comunque non mi dispiacerebbe vedere un Assassin's Creed che procede lungo due linee parallele, cioè un capitolo grosso, principale, GDR open world, e un capitolo secondario, minore,
strutturato magari come i vecchi Assassin's Creed. Però capisco che oggi vadano di più i GDR open world, perché è così. Chiudiamo con un rumor su COD 2021. Questo è un rumor che ha fatto rapidamente parlare di sé, perché a quanto pare Sledgehammer Games, che è stata confermata ufficialmente come lo studio che si sta occupando di COD 2021, è affiancato da Treyarch. Secondo alcuni insider che hanno poi dato risalto alla notizia, quindi c'è evidentemente qualcosa di fondato sotto, Treyarch sta collaborando a COD 2021 per creare una modalità zombies, quindi a quanto pare ci sarà COD zombies anche su COD 2021. Ora, per avere delle notizie ufficiali, non lo so, manca ancora delle settimane, forse dei mesi addirittura. Treyarch ancora sta lavorando a Black Ops Cold War, tra l'altro questa settimana sono arrivati anche gli easter egg, è arrivato il main easter egg sulla modalità epidemia di Black Ops Cold War. Spero di riuscire a portarvi la guida, ragazzi, ma sono giorni veramente terrificanti, quindi non so se riuscirò a portarvi la guida in video, sicuramente la troverete sul nostro sito. Detto questo, io non so quanto mi piacerebbe vedere Treyarch al lavoro su COD Zombies per COD 2021. Io piuttosto amerei vedere supportato ancora un po' Black Ops Cold War, perché su Zombies non è che ci sia stato tutto sto granché. Ecco, anche la nuova mappa pare che arriverà a giugno inoltrato, se non luglio. Però vabbè, alla fine sarà zombie, quindi se ci sarà lo giocherò. Voi sareste d'accordo? Vi piacerebbe vedere una nuova modalità zombies? Fatemi sapere. Ragazzi, le notizie si chiudono qui, io vi saluto, ci vediamo domenica prossima, se sì.